sta acqua qua, ragazzi, dipendesse da me, segretario del PD lo farebbe una commessa di Calzedonia, che sa cosa vuol dire lavorare, ragazzi. Non il ministro Orlando. Il ministro Orlando si vede una commessa di Calzedonia, in ascensore gli vengono le bolle. Perché, ragazzi, s'abbracci gli stilisti di Viamonte Napoleone, gli sgonfiotti alle feste d'unità, non te li frigge più nessuno. Hai voglia di ingoiare le fibbie delle borse di Fendi? Si ogliersi o non si ogliersi? E sta qua qua. Cambiar nome, forse? Lo si provi a fare. Ma se sul cofano di una panda rossa ci attacchi il cavallino, non è che poi vinci il Gran Premio di Imola, ragazzi. E sta qua qua. E sta qua qua. Ragazzi, ci ho cambiato il nome. Se al cotechino lo chiami Danacol, t'abbassa mica il colesterolo, eh. Ragazzi, e sta qua qua. Perché le arterie te le intoppa uguale. Il PD le origini le deve ritrovare nella sua storia. Pollicino non tornava mica a casa col tonton, ragazzi. Ti devi riavvicinare alle fabbriche, devi riabbracciare il disagio nelle periferie, ragazzi. Se dai la brillantina a un istrice, gli viene mica fuori il ciuffo di Bobisolo, ragazzi. Non è che il cellulare lo carichi urlandogli vai, sei forte, sei il numero uno, cazzo. Non si carica, sta qua qua, ragazzi. Cambiar nome. Non è che se Cooper lo vesti da Napoleone, poi la Corsica diventa nostra. Via da sto PD. Niente più mi lega questo logo, neanche voglio farlo gnori. Via, neanche un po' di socialismo, pieno di dirigenti che non mi sono mai piaciuti. E si ogliersi, non si ogliersi, risi ogliersi, ma ti decidi patrimonial, guerra fiscal, tornar normal, ma fai qualcosa, Schlein. Prendi tutto te, bum ci bum bum, prendi tutto te, ci bum bum, prendi tutto te, Schlein. Se fai sfilare i modelli di Armani con la scialoppetta da meccanico, non è che poi la Fashion Week diventa il corteo della CGL, eh? Silenzio. Io dico solo silenzio. Facciamo silenzio perché a uno col vizio del gioco, per farlo smettere, non gli dici scommettiamo 100 euro che ci riesci. Silenzio, raccogliamo i cocci del mio partito, basta mica la scoppa, ragazzi, neanche se c'hai il Dyson, il folletto, la roventa, tutti insieme raccogli i cocci che ha fatto Panserie, perché ragazzi non è che se metti la tracolla a un secchio poi ti diventa una Vuitton, Che amarezza. Perché se il tuo cane ti morde il polpaccio, non è che glielo impiatti pure perché ci vuoi bene, eh?
silenzio. Raccogliamoci in ricordo della buon'anima della morale che dovrebbe star dentro di noi di sinistra, ma non c'è più da un pezzo, ragazzi. Altro che il cielo stellato sopra di me e la morale dentro di me. Oggi Kant direbbe che ha sporcato le stecche, ha sporcato le stelle di merda, ragazzi. Siamo stati noi, siete stati voi, loro, i panseri, tutta la sinistra, Kant. Perché panseri è solo una goccia. Prima di lui c'è stata un'altra goccia, quella di Sumaoro. Ma la colpa è anche nostra che non abbiamo capito chi fossero sti qua. Perché se ti vuoi divertire a Capodanno, non fai mica il cenone con Burioni, ragazzi. Non è che Antonio Casciano fa la prefazione ai libri di fisica teorica. Perché la verità è che la sinistra è svanita di colpo quando Fascino se n'è uscito con "Ci abbiamo una banca". E subito dopo D'Alema ha detto "Io però c'ho anche la barca". Che poi la barca sarebbe il meno, perché si è messo a coltivare le vigne. Il problema è che si è messo a vendemmiare anche le armi. Non è un caso che fa il primitivo che ha una bomba, ragazzi. Con queste premesse qui, poi non stupiamoci se poi al commesso della Conad ci viene voglia di feste del passo dell'oca, ragazzi. Mosè non ha mica attraversato il Sinai per andare al billionaire, Cioè, ragazzi, non è che se fai accoppiare la gallina col maiale poi c'hai le uova al bacon, ragazzi. Io non posso pensare che ho fondato Articolo 1 con D'Alema, che se ci aggiungevo un 30 in più diventava Articolo 31, e a quest'ora non sarei qui a vergognarmi, sarei a Sanremo a cantare con J-Ax. Ah, sinistra, quanti scandali! Oh, compagni, siamo dei vandali. Essere onesti oppure essere ricchi, dalla parte dei braccianti o più da quella dei contanti, che in gran valore sono i diritti umani, a vendere rendono di più. Rileggia Marx, ripassa Mias, torniamo a Marx e non rubiamo più. Perché, ragazzi, Pertini i valori non li ha mica comprati su Amazon, Sta qua.